B con 2B, ma non è possibile, non è una cosa semplice, non è che ci vuole un'arca di scienze, con 2B! Ma se fate ci vuole. Questo è il filmato, non è che si può fare molto. Quello che sono riuscito a fare è soltanto forse qualche passaggio più corretto, dando un... praticamente poi dialogare... Hai visto che... No, vai indietro, hai visto là il... Questi? Ecco, ora... Questo c'è molto... Ecco, lo svantaggio di questo è che tutti si avvicinano a questi keyboard e in mezz'ora imparano la sintassi dei sistemi di montaggio. E questo toglie creatività, non c'è più il tempo per pensare come costruire una sequenza, è tutto troppo veloce. Il montaggio è una cosa soggettiva, non ha regole intanto per cominciare. Montare oggi non è più come una volta. Là vediamo c'è una vecchia Intercine, periodo proprio paleolitico della storia del cinema rispetto al digitale di oggi, quando si usava la pellicola. Signore. Il fascino del montaggio in qualche modo si è perso, la domanda è tantissima, non si guadagna più, anche questo è importante, non si guadagna più come una volta, si è sfruttati molto di più, si è non più dei personaggi fondamentali nel momento in cui si arrivava all'edizione, ma può essere sostituito benissimo da un push button, un ragazzo che si mette là, che conosce il computer, fa quello che il produttore, il regista gli chiede. Sati, dovevi avere una capacità manuale dove nessuno osava intervenire, il regista non poteva sostituire o provare lui a fare certi danni, materialmente era un qualcosa che se non avevi una scuola, avevi fatto un certo tipo di formazione, non potevi usare quelle macchine. Oggi puoi benissimo replicare 50 volte un'inquadratura senza preoccuparti dell'attacco, perché l'attacco lo correggi quasi automaticamente. Le professionali non erano tantissime e allora magari si riusciva facilmente a individuare chi era un buon operatore, un buon macchinista, un buon elettricista, un buon direttore della fotografia e tutto il resto. Oggi c'è talmente gente sul mercato che dice magari io so usare Final Cut oppure Avid per montare, sono il numero uno, e poi possibilmente il regista si trova là dietro la macchina, una persona che due scene una dietro l'altra non riesce a metterla. Però hanno capito come avviene l'operazione del blue screen, cioè sulle sovraimpressioni, sono andati fuori una seconda unità, hanno girato delle soggettive in movimento, poi hanno portato una moto all'interno della classe. I mestieri del cinema, non ci casco, scena 1, 4. Buona! Azione! Andare graduale con gli oggetti sino a finire nella scena in cui ci siamo venuti. E da lì inizia la scena col cambiamento. È proprio questo qua, cioè il trovarsi, il lavoro, il crescere in un contesto che poi tutto diventa esperienza e lì poi puoi decidere con più facilità cosa vuoi fare da grande. Scusa, posso fare una cosa? No, ancora una volta lo dico. Sì, sta azione! Allora, già in 10 minuti il set doveva essere fatto. Forse. La pago dopo. Thank you.
la sequenza che